Intanto alcuni dati storici banali, questo penso che tutti forse lo sanno, che il concetto di movimento, che in filosofia e nelle scienze ha una lunghissima storia, in politica invece acquista un significato tecnico rilevante solo nel XIX secolo. Una delle prime apparizioni è nella rivoluzione di luglio in Francia del 1830. Qui i fautori appunto, del cambiamento si definivano Parti du Mouvement e gli avversari Parti de l'Ordre. Vado sempre molto rapidamente, solo però forse con Lorenz Fostein, un autore che come sapete ha influenzato tanto Marx che Carl Schmitt, che questo concetto si precisa e comincia a definire un ambito strategico di applicazione. Nella sua Storia del movimento sociale in Francia, pubblicata nel 1850, Lorenz Fostein gioca la nozione di movimento in contrapposizione dialettica alla nozione di Stato. Lo Stato è l'elemento, statico, legale, mentre il movimento è l'espressione delle forze dinamiche della società. Quindi il movimento è sempre movimento sociale, in antagonismo con lo Stato ed esprime il primato dinamico della società sulle istituzioni giuridiche e statuali. Qualche indicazione interessante per la storia dei movimenti si può trovare nel libro della Arendt sul totalitarismo, in cui anche, però anche questa volta il termine non è definito, cioè il termine movimento tutti sanno che vuol dire e nessuno lo deve definire. Ciò che la Arendt mostra è che intorno alla Prima Guerra Mondiale, subito prima e subito dopo, i movimenti, no, acquistano in Europa uno sviluppo eccezionale, in contrapposizione questa volta ai partiti. Intorno alla Prima Guerra Mondiale i movimenti estendono la loro influenza, si diffondono in contrapposizione strategica ai partiti che entrano in crisi. In questo periodo, come vi dicevo, si assiste a una vera esplosione del concetto e del fenomeno del movimento. E questo è importante ricordarlo, terminologia usata massicciamente sia a destra che a sinistra, sia a sinistra anziché a destra. Fascismo e nazismo si definiscono sempre come movimenti e solo secondariamente come partiti. Comunque è un termine invece che eccede appunto in questo momento l'ambito politico, no? Lo si incontra ovunque, non so chi ha frequentato l'opera di Benjamin sa che l'importanza che le Jugendbewegung nei movimenti giovanili hanno avuto nella sua formazione, ma per fare un esempio completamente al di fuori del politico, quando Freud nel 1914 vuole scrivere un testo per definire che cos'è quella cosa in cui sta dentro lui, la psicanalisi, non la definisce né scuola, né istituzione, né disciplina, dice è un movimento psicanalitico. Però anche qui una definizione non c'è. Ecco, mi pare appunto che si veda chiaramente come in determinati momenti storici vi sono delle parole, dei concetti che si impongono come parola d'ordine irresistibile, che vengono adottate quindi dalle posizioni più antagonistiche, senza però mai esigere una definizione. E il punto però più imbarazzante di questa mia ricerca, appunto in cui maggiormente esplode questa cecità al concetto, è quando mi sono reso conto che l'unico che aveva tentato di definire in ambito politico e giuridico anche il termine era un giurista nazista, cioè Carl Schmitt, che nel saggio del 1933, che porta il titolo appunto Staatsbewegung Volk, Stato, Movimento, Popolo, il sottotitolo è Die Dreigliederung der politischen Einheit, cioè la tripartizione, la triplice articolazione dell'unità politica, tenta di definire chiaramente la funzione, no, politico-costituzionale della nozione di movimento. Punto imbarazzante perché appunto Schmitt cerca di definire in questo saggio la struttura costituzionale del Reich nazista. Si tratta di definire quella che lui chiama di heutige
Verfassung Lage, cioè la situazione costituzionale dello Stato nazionalsocialista. Ecco, vi devo quindi riassumervi molto brevemente le tesi centrali di Schmitt, perché mi sembra che questa promiscuità terminologica, no, con un pensatore del nazismo esige chiarezza e lucidità, no? Senza appunto un'analisi di questa promiscuità con un'analisi come quella schmittiana non c'è possibilità di chiarire e di uscire da questa promiscuità. Ecco, secondo Schmitt, l'unità politica del Reich nazista si fonda su tre elementi o membri, che sono appunto Stato, Movimento, Popolo. L'articolazione costituzionale del Reich nazista quindi risulta dall'articolazione, dalla distinzione di questi tre elementi. Primo elemento è lo Stato, dice Schmitt, che è, notate, fate bene attenzione alla definizione che Schmitt dà, lo Stato è la parte politica statica, cioè l'elemento statico, l'apparato degli uffici. Il popolo, questa è una definizione su cui vi prego di fare molta attenzione, il popolo è invece l'elemento impolitico, non politico, un politico che cresce all'ombra e sotto la protezione del movimento. Elemento impolitico che cresce all'ombra e sotto la protezione del movimento. Il movimento è invece il vero elemento politico, l'elemento politico dinamico che trova la sua forma specifica poi nel rapporto con il Partito Nazionalsocialista e con la direzione, la Führung, però è importante che per Schmitt il Führer stesso non è che, per così dire, una personificazione del movimento. Ecco, volevo fare qualche riflessione sulle implicazioni di questa tripartizione. Tripartizione che tra l'altro Schmitt suggerisce, secondo lui, essere in qualche modo presente anche nell'organizzazione costituzionale dello Stato sovietico. Una prima considerazione estremamente, mi pare, ricca di conseguenze è la seguente, cioè che il primato della nozione di movimento è funzione del diventare impolitico del popolo. Riflettete quella definizione, il popolo è l'aspetto impolitico che cresce all'ombra e sotto la protezione del movimento. Quindi una prima conseguenza, mi sembra di cui importante che siamo consapevoli, è che il movimento diventa il concetto politico decisivo quando il concetto democratico di popolo come corpo politico, mi riferisco alla definizione della tradizione democratica del popolo come corpo politico in ogni senso costitutivo, è ormai tramontato. Adesso quest'oggi non credo che ci stupisca, no? Ma credo che si possa dire che la democrazia finisce quando nascono i movimenti. In senso sostanziale non esistono movimenti democratici. Ripeto, precisando che democratico qui significa quella tradizione che vede nel popolo l'elemento costitutivo, no? Se poi si possa pensare a una democrazia che non riposi su quel concetto di popolo, questo è un altro problema, naturalmente. Ecco, quindi appunto, su questo presupposto, no, che i movimenti segnano la fine del concetto di popolo come corpo politico, ecco, su questo presupposto è condiviso, mi sembra, tanto dalla tradizione rivoluzionaria della sinistra che dal fascismo e dal nazismo. Adesso appunto non è un caso appunto che anche i pensatori, per esempio, che oggi, no, come Toni, cercano di pensare il nuovo corpo politico, per esempio, ricorrono ad altre nozioni, non è quella di popolo, è la nozione di moltitudine, per esempio, no? Che in Hobbes è contrapposta chiaramente a popolo e tra l'altro per chi ha una sensibilità lessicale o lessicografica come me, è un fatto significativo che intorno a Gesù non c'è mai laos o demos, che sono i due termini tecnici in greco per il popolo, ma solo un oklos, una massa, una turba, come traduce San Gerolamo, no? Intorno a Gesù non c'è mai popolo, c'è solo turba, moltitudine. Ecco, dunque, allora, il concetto di movimento presuppone l'eclissi del concetto democratico di popolo come soggetto politico costitutivo, come corpo politico. Quindi mi pare che una prima cosa di cui dobbiamo essere consapevoli quando usiamo il termine movimento è questo, no? E che però in questo l'uso è
condiviso, no, dal nazismo e dal fascismo. No? Il nazismo e il fascismo nascono dalla coscienza che il corpo politico, il concetto democratico del corpo politico è tramontato. Ecco, continuiamo a svolgere le implicazioni del concetto schmittiano di movimento. Il popolo, abbiamo visto, è un elemento impolitico che il movimento deve sostenere e proteggere, di cui deve proteggere la crescita. Schmitt usa il verbo wachsen, la crescita biologica, come delle piante e degli animali. Come Schmitt dice subito dopo, questo corrisponde, no, la parte non politica del popolo corrisponde alla sfera, appunto, in politica della amministrazione, Selbstverwaltung. Schmitt evoca anche lo stato corporativo fascista, e come mi sembra una cosa, no, per guardarla con gli occhi di oggi, mi pare che non si può non riconoscere in questa determinazione del popolo come elemento non politico l'implicito riconoscimento, che Schmitt non osa mai articolare, del suo carattere biopolitico. Il popolo, da corpo politico costitutivo, si è ormai trasformato in una popolazione, cioè in un'entità demografico-biologica e come tale impolitica, che il movimento deve appunto sorreggere, proteggere e lasciar crescere. Di qui appunto la necessità del movimento nella triade schmittiana, no? Perché appunto quando nel corso del XIX secolo i popoli si trasformano da entità politiche in entità demografico-biologiche, in popolazioni, il movimento assume una necessità imprescindibile. No? Ecco, questa è un'altra cosa di cui dobbiamo essere coscienti, cioè noi viviamo in un'epoca in cui la trasformazione del popolo in popolazioni, cioè i concetti di un'entità politica in un'entità demografica, è un fatto compiuto. Il popolo oggi è un'entità biopolitica nel senso di Foucault, naturalmente, nel senso stretto del termine, ed è proprio questa trasformazione biopolitica dell'antico soggetto politico che rende necessario il concetto di movimento. Vorrei anticipare che se vogliamo pensare diversamente il concetto di biopolitica, per esempio come Fattoni, e in questo, anche se in una prospettiva diversa e con più cautela, io gli sono molto vicino, cioè se vogliamo pensare invece diversamente il concetto di biopolitica, cioè se vogliamo pensare, per così dire, l'intrinseca politicità del biopolitico, se l'elemento biopolitico, cioè, deve apparirci come già sempre politico, che non ha bisogno quindi di essere politicizzato attraverso il movimento, ecco, però questo significa anche che dobbiamo ripensare da capo il concetto di movimento. Non possiamo usare acriticamente il concetto di movimento se per esempio vogliamo ripensare la politicità dell'elemento biopolitico. Se l'elemento politico determinante, come nella prospettiva di Schmitt, l'elemento politico autonomo è il movimento, e se il popolo invece è un elemento in sé impolitico, allora il movimento potrà trovare la propria politicità solo segnando nel corpo biopolitico del popolo delle cesure interne che ne permettono la politicizzazione. Questa cesura, in Schmitt, è quella che gli chiama la identità di specie, ma grosso modo è il razzismo, Artgleichheit. Ecco, qui a questo punto possiamo misurare, appunto, come qui Schmitt raggiunge proprio la massima identificazione col razzismo. Qui è proprio il punto della sua massima corresponsabilità col nazismo. Questo appunto è un fatto, ecco, però nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che questa scelta, no, di essere poi costretto a identificare una cesura nell'elemento impolitico del popolo è la conseguenza immediata della sua concezione della funzione del movimento. Se l'elemento politico non è il popolo, ma il movimento come entità autonoma, da dove può il movimento trarre la sua politicità?
Ecco, la politicità del movimento potrà fondarsi solo nella sua capacità di identificare in seno al popolo un nemico, in questo caso un elemento razzialmente estraneo, no? Nel caso di Schmitt. Dove c'è un movimento si profila sempre in questo senso una cesura che taglia e divide il popolo, no? Il movimento, appunto, una cesura in questo caso che identifica un nemico. E credo che adesso capiate perché mi pare così urgente ripensare il concetto di movimento e anche chiarire appunto il suo rapporto per esempio con il popolo, eventualmente con la moltitudine, no? E appunto perché Schmitt si vede molto bene che l'elemento escluso come impolitico dal movimento torna a presentarsi come ciò che deve essere ogni volta deciso, no? Si pone la necessità ogni volta di una decisione politica sull'impolitico, su che cosa è politico o impolitico. No? Il movimento Schmitt è l'organo appunto che decide sull'impolitico, una decisione politica sull'impolitico, che può avere la forma di una cesura etnica o razziale come Schmitt, ma può avere anche la forma che oggi ha più spesso, no? di indicare, come dire, un compito di gestione e di governo di quell'elemento impolitico che sono le popolazioni, no? Del corpo biologico dell'umanità o dei popoli, no? Che si tratta appunto oggi di governare per il potere. Dobbiamo continuare a usare il concetto di movimento o dobbiamo abbandonarlo? Se per esempio il movimento segna una soglia di politicizzazione dell'elemento impolitico, può darsi un movimento che abbia una forma diversa, per esempio, dalla guerra civile? Oppure, un'altra domanda che invece su cui vorrei terminare, no? In che direzione potremmo invece ripensare il concetto di movimento e la sua relazione all'elemento biopolitico? Come sapete, il concetto di movimento è il concetto centrale del pensiero di Aristotele. All'interno del pensiero di Aristotele, la nozione di movimento di kinesis svolge una funzione strategica in un ambito molto importante, che è quello del rapporto tra la potenza e l'atto. Aristotele dà una definizione, secondo me, molto interessante del movimento. Dice: il movimento è l'atto di una potenza in quanto potenza, quindi non il passaggio all'atto, l'esaurirsi un atto, no? L'atto di una potenza come potenza. In un'altra volta dice anche il movimento è un atto imperfetto, a teles, cioè che non si possiede nella sua fine, che non ha un fine. E inoltre un'altra cosa che mi pareva molto interessante nella definizione di Aristotele è questa idea di un atto a teles, che manca di una fine, che è incompiuto, infinito, in senso proprio che gli manca il telos. E questo significa che il movimento si mantiene in un rapporto essenziale con una privazione, no? Con un'assenza di telos, con una imperfezione. Il movimento è sempre costitutivamente in rapporto col proprio mancare, quindi con la propria assenza di un fine, di un ergon, di un telos, anche di un'opera. Io sempre, nella cosa con cui non sono mai d'accordo con Toni, è questo accento posto sulla produttività. No, bisogna qui anche rivendicare l'inoperosità, l'assenza di opera come momento centrale. Ecco, quindi il movimento è qualcosa che non si possiede mai in un ergon, in un'opera, in un telos, no? Anzi, il movimento in questo senso esprime in un certo senso l'impossibilità di un telos o di un ergon, di un fine, di un'opera per la politica. Movimento significa proprio l'indefinitezza e l'imperfezione di ogni politica.